Noi, plastica dalla soia, leggera, multiuso e perfino di design, la stanno studiando i chimici dell'Università di Bari. Un nuovo materiale bio che potrebbe anche salvare i posti di lavoro persi dalla vecchia industria chimica e rivoluzionare l'agricoltura. Dalla redazione TGR Puglia sentiamo Gaetano Prisciantelli. L'Italia già produce plastiche a base di vegetali, ma ancora oggi la chimica verde è più costosa di quella convenzionale. Ridurre i costi è solo questione di ricerca, dimostra un gruppo di chimici dell'Università di Bari, che sulla rivista Molecules descrivono la produzione di bioplastiche a partire da olio di soia, glicerina e un catalizzatore. Abbiamo ottenuto un prodotto che è completamente innovativo, viene direttamente dalla natura e può essere utilizzato nei divani, nei materassi, o poi, e questo è parte di un altro lavoro di tesi, anche nei piumini, perché siamo riusciti a renderlo molto leggero. Plastiche ottenute da vegetali e senza scarti inquinanti, per realizzare rivestimenti a mosaico leggeri, flessibili e su misura. Il designer che li ordina via internet può scegliere le immagini da comporre e la forma delle tessere. Il problema era non dipendere dalla materia prima e soprattutto non dipendere dal petrolio. Il mercato ci chiedeva qualcosa sì di innovativo, ma di addirittura bio. Ci siamo resi conto che c'era un impianto di grandissimo valore che stava rischiando di essere smantellato e dismesso e doveva diventare archeologia industriale, e soprattutto c'era un patrimonio di persone sul territorio che avevano 40 anni di chimica come know-how, che andavano valorizzati. La soia che serve per produrre i mosaici e le imbottiture oggi deve essere importata, ma l'idea che sta nascendo è di seminare qui le piante che servono alla chimica verde. Ci siamo resi conto che in Puglia, in Basilicata, ci sono terreni marginali, pensiamo a Viggiano, ma pensiamo anche all'Ilva, terreni che hanno perso dignità agricola, che potrebbero essere valorizzati per una produzione destinata alla chimica verde.